Sono le 15 e 40 secondi, è stata appena pronunciata la sentenza al Tribunale di Pescara sulla vicenda residenze psichiatriche extraospedaliere della ASL di Pescara. In collegamento dal Tribunale Luca Pompei. Luca, a te. Sì Carmine, siamo qui in compagnia dell'ex manager dell'ASL Vincenzo Ciampone e il suo avvocato Massimo Galasso, assolto per non aver commesso il fatto. Ovviamente soddisfatto di questa sentenza? Contento, sollevato. È la fine di un incubo? È la fine di un percorso, ecco, mettiamola così. Ero venuto qui per fare ben altro, mi sono ritrovato in questa faccenda, qualche errore l'ho fatto, come avevo già detto, ho stretto le mani a delle persone sbagliate, tutto qua. Galasso, accolte totalmente le vostre richieste? Sì, accolte le nostre richieste, mia e del collega Gianfranco Iadecola, che ha difeso con me il direttore. E, sì, penso che il Tribunale di Pescara abbia fatto buon governo dei criteri di valutazione della prova e quindi questo poi è il risultato che noi volevamo, perché la soluzione per aver commesso il fatto era la soluzione da noi richiesta. Bene così, un processo, devo dire, che è stato anche veloce, celere, quindi diciamo nei canoni migliori che ci si possa aspettare. È stata una vicenda lunga, caratterizzata anche da momenti drammatici, si chiude il cerchio. Si chiude il cerchio, questo è un processo, l'ho detto tante volte, le soluzioni c'erano più protagonisti, in verità Ciampone non era un protagonista, ci si è ritrovato, però chi è stato protagonista purtroppo in un caso ha risolto drammaticamente la sua vicenda e in altri casi hanno risolto processualmente patteggiando. Oggi si chiude l'ultima porta perché si dimostra che Ciampone non ci doveva stare. Ciampone, da domani? Faccio quello che ho sempre fatto. Tornerò qui, andrò in giro, non lo so, non so che dire, tutta sincera verità. Carmine, prima di lasciare i nostri ospiti anche all'attenzione degli altri colleghi, se hai un intervento, una domanda breve da fare? Ecco, una domanda, quanto è costato anche a Ciampone aver lasciato un incarico e un lavoro che aveva iniziato presso la ASL di Pescara sostanzialmente per questa vicenda? Quanto è costato, chiede il direttore, aver lasciato un lavoro qui a Pescara a causa di questa vicenda? Diciamo che se non fossi venuto sarebbe stato meglio. Se avessi continuato a fare quello che facevo prima, cioè venire qua al mare con gli amici, sarebbe stato meglio. Mi sono ritrovato in un sistema che non conoscevo, mi hanno presentato persone che non avrei dovuto conoscere ed eccomi qua. Io so fare i conti e basta. Ho fatto quello che mi hanno detto di fare, però... In tutta sincerità ero arrivato qua per fare, ho fatto primari, ho fatto delle opere, ho fatto tante cose, abbiamo assunto 400 persone e poi mi sono ritrovato in questa cosa qua. Se fossi rimasto a Milano sarebbe stato meglio. Parole dure ma sincere. È la verità. Io sono nato qua, ho studiato qua, volevo tornare qua per dare il mio contributo, abbiamo affrontato il Covid, abbiamo fatto un sacco di cose. Trotta è quello che mi ha messo in mezzo a questa storia qua. Perfetto. E chi me l'ha presentato? Perfetto. Carmine, se non hai altre domande, grazie. Possiamo restituire sì, la linea allo grazie studio. Grazie Luca, congediamo i tuoi ospiti soltanto per ricordare appunto che questa era una vicenda processuale innescata proprio dall'indagine relativa alle residenze extra ospedaliere psichiatriche dell'ASL di Pescara, un appalto da 11 milioni di euro su cui ci sono state altre posizioni definite, una purtroppo in maniera drammatica, quella di chi avrebbe potuto raccontare molto di più naturalmente, che Sabatino Trotta, e poi anche quelle dei responsabili della cooperativa La Rondine che era implicata in questa vicenda e che hanno deciso di patteggiare. Si chiude dunque con questa assoluzione piena per Ciampone, una vicenda insomma, molto importante che ha segnato anche, oltre che le situazioni personali dei protagonisti, anche il management dell'ASL di Pescara.